Cosa significa esordire sul grande schermo e che film sarà? Una domanda semplice per cominciare. Io rispondo a cosa significa e tu rispondi a che film sarà. Ok, va bene. Beh, esordire sul grande schermo significa la realizzazione di un piccolo sogno, cioè di un grande sogno, un sogno che da quando facciamo questo mestiere, il famoso sogno del cassetto per tutti, quello che è fare un film al cinema. È arrivato inaspettato, però forse nel momento giusto, e perciò siamo anche abbastanza tranquilli, rilassati, sarò la figata. No, e qual era la mia domanda invece? Che film sarà? Allora, intanto vabbè, poi un po' insomma è un esordio più alla scrittura di un film che alla recitazione, perché secondo me quello è il vero passo importante. Quindi seguire un film dal suo stato embrionale fino a quando poi verrà montato e uscirà nelle sale. Quello sarà un'impresa che quando sarà finita saremo sicuramente più vecchi, però più soddisfatti, spero. Sarà un film insomma cinematografico, sarà una storia. Non sarà quindi un insieme di sketch, pur essendo appunto il format televisivo, uno sketch comedy, non c'entra niente, ci saranno i personaggi dei soliti idioti, protagonisti di una storia cinematografica che spero faccia appassionare le persone, le faccia emozionare, soprattutto le faccia ridere, perché questo è lo scopo del film, far ridere la gente che va a vederlo con i meccanismi che hanno dato successo poi alla serie, ovvero quello di parlare degli italiani, della gente comune, dei loro difetti e di noi stessi prima di tutto, perché poi siamo noi i primi idioti. Ma la vostra comicità incontrerà anche un pubblico che forse non vi conosce, ci avete pensato? Ci avete pensato, famo la roba che... Noi abbiamo scritto il film proprio per queste persone che non ci conoscono, capito? No, ma devo dire che con questa terza serie a cui siamo arrivati molta gente che non ci conosceva ci ha conosciuto e ci ha apprezzato, perciò speriamo che col film succeda la stessa cosa, sì. Insomma. Poi ci sono anche molti che ci hanno conosciuto e hanno detto, ma che è sta roba? Ma fa schifo. Però è giusto, è bello, va bene, è giusto. Però noi, il film è stato scritto apposta, sì, per piacere a tutti e per fare proprio la storia del cinema, cioè sarà un film che rimarrà nella storia. Ma scusa, perché non dirlo? Sicuramente è un film pensato per tutti, cioè se tu non hai visto il film, la serie I Soliti Idioti, puoi andare al cinema e vedere quei personaggi che interpretano quella storia, perché magari per un passaparola te l'ha detto il tuo amico, insomma, quindi quello è sicuramente stato lo scopo primario del film. Poi il passaparola è quello che ci ha dato il successo anche nella serie, in fondo, su internet, su YouTube, perciò spero. Sì, infatti la cosa che a noi fa piacere del successo dei Soliti Idioti è che non è un programma di prima serata di una TV generalista, la gente se n'è andato a cercare e non è stato imposto. Quindi è molto democratico e speriamo che il film possa avere lo stesso percorso, quindi che la gente piano piano si affezioni e dica ai propri amici che insomma è un film da andare a vedere e che si ride. Nella vostra comicità però c'è tanto cinema, ci sono film che avete visto che in qualche maniera sono digeriti e quindi rivisti in maniera originale attraverso quello che voi raccontate. Ma qual è il cinema che vi fa più ridere? E così idealmente quando eravate davanti alla macchina di presa, pensavate, senza voler fare paragone ovviamente. Certo, sicuramente ci sono dei riferimenti cinematografici non voluti, nel senso che uno ha visto un sacco di film nella sua vita, e chiaramente quando scrive delle cose inconsciamente è come se rigurgitasse quelle cose che ha visto, e c'è schifo, di tutto. Scusa. No, è vero, però schifosa, così, scusa. Insomma, quindi dai film, non lo so, cioè dai film con Massimo Boldi e Christian De Sica, ai film di Wes Anderson, passando per il Monty Python. Donato fa delle commedie che Billy Wilder, le commedie di Billy Wilder, che magari, capito, anche quel tocco su, non lo so, speriamo che ci sia dentro tutta questa roba qua, il mescuglio siamo insomma. Ecco. Esatto, però sicuramente i film che ci hanno fatto più ridere sono dei film molto distanti adesso, intanto li guardiamo con grande rispetto e noi cerchiamo di fare un film che sia un'opera prima, che sia divertente, che però, insomma rimanga nella storia del cinema, incastonato con un piccolo gioiello.